Buongiorno. Allora, è un tempo stranissimo, perché fino a un'ora fa tuonava e pioveva come Dio comandava. Ora lì c'è un pezzo di polvere che sta cascando e ora c'è un cielo quasi azzurro. Quasi. Perché dietro di qua c'è ancora un po' di nuvolaglia che tappa il sole. Strano forte. Mi accingo. Accingo o accingo o accingo? Accingo. Mi accingo. Sì, io con l'italiano ci ho litigato da all'asilo. Mi accingo a fare colazione, che sono le 9:40. È vero, io ho ancora questi qui anche con cui fare merenda. Appunto. Le abbiamo prese l'altra settimana, sabato scorso, della Gran Cereale. Sono delle maxi barrette di mele e cannella. Io le adoro, soprattutto in questo periodo. Chi mi segue lo sa. I miei soliti nascondini, biscotti più golosi del mondo. Poi ci facciamo... facciamo calmare la tua pastra perché è agitatissima. Ora non penso. Ha tuonato, ma nemmeno tanto, perché ha tuonato... Io tre tuoni, sì. Tre tuoni, sì. E poi faceva tipo un tuono ogni 10 minuti, quindi... Però lei ha paura, figuriamoci, poi per Capodanno con i botti. Meno male comunque che quel giorno dovremmo essere in buona compagnia. Ma sei con lei poi, là. Sì, poi siamo con lei, sicuro. E... Poi ora intanto facciamo colazione. E poi... Ci vestiamo e andiamo un po' a giretto, perché volevo finire di prendere delle decorazioni per la casa, dato che oggi facciamo tutto, e poi volevo anche vedere di andare alla Lidl a prendere almeno un paio di pandori e un panettoncino. Vabbè. Ma tu sei cara! Un paio? Un paio di pandori? Sì, dato che poi con uno ci devo fare la ricetta, che vedrete... Sabato o domenica la vedrete online la ricetta. In questi giorni provo a mettere anche qualche make up, magari uno un pochino più portabile, e poi farò uno più vavavum. Sfavillentus. E poi ovviamente anche quello per Capodanno metterò, quello che mi farò per Capodanno, però quello lo metterò magari dopo Natale. A Capodanno. Lo metterò a Capodanno come un paio d'anni fa. E niente. Oggi decolliamo! Sì! Ho la faccia devastata! Stiamo andando da Ghiomelli, che è un fornitore molto famoso qui a Livorno, fornitore di... Ah, io ho il piccione! È un fornitore di cose per il giardinaggio, queste cose qui, e... dal primo dicembre ha già tutte, no, forse anche da prima. Sì, vedrai anche da prima. Ha tutte le decorazioni di Natale, quindi ora noi andiamo laggiù a prendere. Perché io mi voglio mettere. Mi è venuta un po' la fissa in questo periodo, voglio mettere il Babbo Natale fuori dalla finestra. Sì, non so, per me è qui. E cosa si va? Qualche decorazione per l'albero. Sì, si va a prendere qualche decorazioncina in più per l'albero e. Siccome abbiamo una ghirlanda enorme noi a casa, volevo vedere se c'erano anche un pochino, anche il filo d'accento luci da metterci tutto intorno. Un pochino, magari anche quelle grosse che sono più belle, anche bianche. La ghirlanda, 100 luci ci fai 8 giri, la mia ghirlanda enorme, è così. No, ma è lunga. È lunga, te lo ricordi? Sei dovuto mettere 3 chiodi per metterla tutta. Forse ho sbagliato. Sta parlando di cose diverse. La ghirlanda, quella che si mette sull'arco in casa.
tanto fa. È lunga quella ghirlanda. Non ce l'abbiamo messe le luci. No, non ce l'abbiamo messe le luci. O sì. Cerchiamo di aggiornarci su quello che sta succedendo. Cioè, lì si mette le luci, non la ghirlanda. No. Breaking News Telegram 24. Sì, ma poi da quando abbiamo preso la ghirlanda dal ristorante ci si mette la ghirlanda. L'anno scorso ci si è messo la ghirlanda. Ah, le luci ce l'abbiamo già, perché devi prendere dell'altro. Perché non mi ricordo se quelle che si presero prima di prendere quelle da 300. Non mi ricordo se quelle lì si sono messe, se quelle che si era prese prima si sono messe lì intorno alla ghirlanda. Ci si mettono se non ce l'abbiamo messa. Ma non mi ricordo nemmeno se ce l'abbiamo più. Terrorismo arrestato a Bari un iracheno di 45 anni. Comunque andiamo a vedere qualche decorazioncina da mettere all'albero. Chiudiamo le porte. Che quest'anno vorremmo farlo, siccome l'abbiamo sempre fatto rosso, praticamente solo rosso. E scoppia la polemica. Con tre palline bianche di numero praticamente. Volevamo vedere se trovavamo magari qualcosa sull'oro, sul dorato, qualche decorazione sul dorato. Perché per me rosso e oro sono proprio i colori un pochino più piano, perché mi sembra, cioè alla fine è un po', magari, un po' scaglio. Sì, in effetti un pochino più colorato magari, perché si è sempre fatto solo rosso. Solo decorazioni di palline e decorazioni rosse. E anche i fili, se si trovano li voglio prendere dorati. E poi qualche pallina dorata, perché appunto dicevo, secondo me rosso e oro sono proprio i colori per eccellenza del Natale, a mio modesto parere. E poi quando torniamo a casa, poi passiamo dalla PAM a prendere panettoni e pandori. E basta. All'improvviso. Amore, tipo questo il boa di struzzo. Color bronzo, che nissimo! A favore! Se no, amore, davanti alla porta, invece di metterci il cartello, ci si mette il babbo. No, il babbo Natale che è quello con i sensori, che quando ti muovi, che quando ci passi davanti fa ho ho ho! Merry Christmas! Sono pazza, io a Natale sono pazza. La guardia del corpo. Siamo venuti via dalla PAM che abbiamo sotto casa e si è detto no. Cioè, non abbiamo preso niente perché sono cari assassati. Cioè, un pandoro della Bauli, 6 euro, ma siamo pazzi. Siamo pazzi. Quindi ora torniamo a casa e intanto decidiamo cosa fare da pranzo, perché io comincio ad averci un pelino di fame. Ah, sì? Un pelino. E centauri. E poi dopo facciamo l'albero. E poi si va, abbiamo detto proviamo ad andare alla Lidl, che è aperta fino alle 8 stasera. Che è aperta fino alle 8 stasera. E andiamo a vedere se troviamo qualcosina lì da mettere sotto l'albero. Speriamo di trovare qualcosa. Almeno un panettone e un pandoro per il momento basta, poi poi si vedrà. Se si trova qualcosa di più bellino prendiamo qualcos'altro, oppure o se no si prende solo panettone e pandoro. Abbiamo finito ora di fare il pranzo, di pranzare. Non avevo voglia di ammattire troppo, quindi ho fatto la tagliata di pollo dell'Amadori, che è buonissima, deliziosa, ve la consiglio. E adesso mi mangio le clementine. Me ne mangio due o tre, perché queste clementine sono veramente dolcissime, buone, esagerate e profumatissime. No, te la vieni a prendere! Vediamo un po', ce la farò con una mano sola a portarne quattro. Oh yes. Tiene una. Ma è per te le palle, cioè. Tre per me e una per te. Sì. Yes. Strano che non l'abbia mangiato. Di solito lo mangia l'arancia, gli piace molto. L'arancio le piace. E a volte io l'ho visto anche mangiare appunto le clementine, i mandarini, le mele, le pere, mangia tutto. L'anguria? L'anguria non lo so. La mangia? Intere, no, non lo so. Intere, boia.
non è nemmeno, non dolcissime. Sono quelle della Conad, sapore dei dintorni. Buoni. E fanno anche bene, soprattutto in questo periodo che appunto c'è il tempo un po' così. Certo, un giorno c'è sole, un giorno piove, un giorno c'è vento. Non sai mai come vestirti. Quindi secondo me un mandarino, mangiare questi tipi di frutta di questi periodi, previene anche l'influenza e il raffreddore. Infatti io li mangio sempre in questo periodo, perché sono molto soggetta. Sono molto soggetta a influenze io in questi periodi, quindi prevengo mangiandomi un po' di arance e un po' di mandarini, sono buonissime. Speriamo che non ci sta. Come non ci sta? Oh! Le da un piccolo. No! Il mio drello non lo tocchi. È uguale. Ah, mi sono dimenticata. Ma state ridando, state No! No! Quando sono. Stamattina da Biomedi abbiamo preso questo. Ne abbiamo presi due, così. E poi qui c'è l'altra sciarpa natalizia. Certo, e poi sì, invernalissima. Infatti questa me la metto per l'ultimo dell'anno. E poi abbiamo preso questi, che sono capelli tipo capelli d'angelo, però più grossi. No, laterali sono più fini e nel mezzo sono più grossi. No, amore. Sono tutti uguali. Perché c'è una sono tutti che uguali. Che ora li snodo un po'. Così. E abbiamo preso questi da mettere lateralmente all'albero, da mettere proprio così a cascata. Come vengono alla fine. Così a cascata, che secondo me ci stanno bene, perché comunque l'abbiamo sempre fatto rosso noi l'albero, da quando viviamo insieme, quindi un tocco d'oro ci sta bene. Iniziamo a mettere pallina, amore? Sì. No, prima si mettono le luci, poi dopo si mettono le decorazioni. Le luci sono lì? No, sono qua. Queste piccole? No, queste sono quelle da mettere alla ghirlanda dopo. Questo lì cos'è? I fili rossi da mettere all'albero. Ma non vedo che c'è. I tipi. No, se prima di attaccare si prova la seconda. Sì, ok, la proviamo subito. Thank you.
Sì. Che dici? Sì, sì. È ottimo. Mm-hmm. Vai, vedi? Sì. Finito l'albero, ci siamo. Adesso è tutto matto. Papà con noi. Vieni qua. Ma c'è freddo. Adesso è tutto matto comunque. Chiappala un po'. Per parlare con il cagliere di novembre. No, ma io direi che i calendari di levarli. Almeno uno, l'altro. Questo no, perché questo basta levare la pagina. Quello sotto è del 2016. Sì. Cosa? Scusa, mi hai invitato a ballare, porta a termine quello che hai detto, no? Non lasciami a ballare, è un attimo così. No, così. Non ti può portare a termine. Oddio mio, cioè questo fa le cose così all'improvviso e non si possono portare a termine perché c'è la topastra che rompe le palle. Per gelosia. Ok, albero strafinito, ghirlanda messa con le lucine. Poi abbiamo messo i sacchetti sopra la televisione e lì c'è il mio Babbo Natale. Adesso preparo il tè. Perché io proprio è una cosa mia, una tradizione mia. Io dopo aver fatto l'albero, siccome non so, appunto c'è già in casa c'è già un clima di festa, di festività, di voglia di Natale, e allora mi viene sempre da fare il tè poi dopo. Amore, vieni qua. Eccomi. Quale vuoi te? Quello. Quale? Non mi riesce più. Io faccio questo. Io mi prendo questo qui della Twinings. Cioè più per me. Orange and cinnamon. Cioè che per me arancia e cannella sono è proprio il tè ideale per il Natale. E per Simone invece mirtillo nero. Black currant tea. Metti sull'acqua, vai. Tè arancia e cannella per me, tè black currant per Simone e una chilata di coperta addosso alla topastra, che oltretutto quella coperta lì me la ce l'ha regalata la mia mamma l'anno scorso per Natale quando siamo andati su, e lei se n'è appropriata liberamente di tutte le offerte. Stiamo andando alla Lidl a prendere qualche dolcino che finiranno presto, lo so. Sì. Però se si può mangiare, viene di mangiare. Per cosa si prendono se no, scusami, Non lo so. Per cosa si prendono se no, secondo te? Per Tommy. Per fare volume. E io sto con questo tizio da 5 anni. Oddio mio, sì. Oddio. Via, ora si va, perché io ho visto dei cioccolatini. Cioccolatini si è detto di no. No, cioccolatini si è detto di sì. Sì, l'hai detto di sì. Io ho detto di no. Oh sì, invece. Stanno a 9.400. Io ho visto dei cioccolatini che subito li porto via. Io li adoro, che però volendo ci sono anche al fondente. Ecco, già. Che sono praticamente tipo... Tipo cioccolatino? Sì, cretino. Sono tipo Ferrero Rocher, però... non hanno il wafer dentro, cioè ce l'hanno il wafer, però hanno delle palline piccolissime di wafer, quindi gli dà la croccantezza. Ma c'è solo così? Sì. Quindi dà la croccantezza, però non c'è la nocciola intera. Non c'è la nocciola intera, quindi questo come cacchio ha messo? A cacchio. Una donna vecchia, bagascia. Ecco, sei in diretta. Sì, ma io posso, se no. Niente, andiamo a prendere l'altro. Queste qui devono essere buonissime, però è croccante così. Prendi uno, dai. Uno? Come si prende? Con le arachidi? Arachidi e mandorle? O nocciole? Ah no?
Uno con le arachidi e uno con le nocciole. Uno con le arachidi e uno con le nocciole. Questa, la Nutella al caffè. Questa qui invece col cocco. Devono essere tutte buone però comunque. Questi devono essere buonissimi, soprattutto quelli lì con le mandorle. Buoni, 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 buoni. Tutte queste cosine qui sono buonissime. Queste cosine qui con il cioccolato, la frutta secca. Oddio mio, quante cose buone. Qua cosina l'abbiamo presa. Cosa? Simone. Simone era sparito per un secondo. Cosa hai fatto? Abbiamo preso un po' di cosine, abbiamo preso un cestino da mettere sotto l'albero, il panettone. Insomma, poi a casa vi facciamo un po' vedere cosa abbiamo preso. Ho trovato anche... Ho messo dentro il vino a suo marito. Allora, Simone è andato fuori con Kira un attimo e vi faccio vedere cosa abbiamo preso per adesso. Allora, abbiamo preso questo panettone della Deluxe, che è pere e cioccolato, e poi questo cestino da natalizio da tenere per ora qui sotto l'albero, con un pandoro, dei pasticcini, quelli sono dei cantuccini al cioccolato e quello lì sono delle praline così di cioccolato fondente. Non so, mi ricordo se c'è qualcos'altro dietro. Ah sì, un'altra barrettina di cioccolato. Poi qui ho fatto una composizione del genere. Ah vabbè, queste barrette, il croccante ve le avevo già fatte vedere. Sono due barrette di croccante, questo qui alla nocciola e quest'altro alle arachidi. E qui invece c'è un po' di cioccolatini vari. Questi qui sono delle praline con la crema di caramello dentro. Questi qui sono invece quelli che vi avevo detto con i wafferini dentro. E poi Simone aveva preso un vassoietto di quelli della Ferrero Collection, con dentro questi Ferrero Rocher. È arrivato Simone, vado ad aprire. Eccola, eccola la puzzolona. Amore, vieni. Con il cappottino che gli abbiamo fatto noi. Dicevo, appunto, Simone aveva preso questo vassoietto della Ferrero, con dentro c'era i Ferrero Rocher, i Raffaello e i Ron Noir, che sono praticamente i Ferrero Rocher, che sono praticamente i Ferrero Rocher però fondenti. Non vedo l'ora di assaggiarle tutte queste cosine. Iniziamo a preparare la cena, perché io stasera devo fare un lavoro qui vicino casa, quindi proprio qui sotto, a tre passi letteralmente. E siccome ieri mi è avanzato un po' di sugo di brie e pere, allora lo riscaldo, ci metto un pochino di latte e ci condisco la pasta che abbiamo preso sabato. E si rifanno gli spaghetti, Omo? Sì, vai. Mm. Prendere? Sì. Che abbiamo trovato questa pasta qui alla Conad. Eravamo incuriositi, volevamo ricominciare a mangiare la pasta, però la pasta, quella normale, quella di grano duro, gonfia tantissimo, e allora abbiamo deciso di cominciare a prendere questa qui integrale. Questa qui è pasta a farro, cioè di farro. E ora niente, mettiamo sull'acqua. Miami. Esageri un po' come sono. Sono come gli gnocchi. Non lo so. Buoni? Mm-hmm. Mi sono truccata, sistemata un pochino così. Adesso vado e io vi do subito la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!